Euro Regione News. Lignano, estate senza fine. La cultura, la storia e... L'assessore alla cultura, istruzione e attività produttive della città di Lignano, Ada Iuri, ha voluto organizzare un evento importante presso la chiesa di Santa Maria del Mare, invitando il famoso critico d'arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano, Vittorio Sgarbi, che sarà presente venerdì 7 agosto dalle 18. In questa stagione, cominciata forse in modo silenzioso e un po' preoccupato, si stanno piano piano riaprendo gli sportelli, i cancelli, le occasioni, i luoghi dove condividere alcuni momenti culturali. Venerdì 7 agosto alle ore 18 presso il giardino, presso la chiesetta di Santa Maria del Mare, nota anche come Santa Maria della Bevazzana, una serata importante, un momento molto intenso con ospiti e avvenimenti che saranno particolarmente importanti per la storia della chiesetta. Vittorio Sgarbi, che lo scorso inverno, esattamente nella notte tra il 6 e il 7 febbraio del 2020, ha visitato la chiesetta e lasciato solo con una pila, ne ha apprezzato il ciclo degli affreschi, la storia e le iscrizioni a muro, ha voluto tornare per presentare un piccolo opuscolo edito dalla biblioteca. In biblioteca si è scritto questo piccolo libretto, o addirittura, secondo me, un gesto d'affetto, un piccolo segno verso questa chiesa che dal 1500 prima osservava e proteggeva i viandanti e i pellegrini lungo il corso del Tagliamento e dal 1967 accoglie, protegge e abbraccia i fedeli e le persone che vanno a pensare, a riflettere, a pregare, ma anche semplicemente a leggere il giornale tra i pini e in mezzo al suono delle cicale. Vittorio Sgarbi viene, presenta il volume, presenta il grande valore artistico della chiesetta e presenta a suo modo una voglia, un progetto, un desiderio, quello di ristrutturare la chiesetta e di renderla ancora più famosa come monumento storico davvero importante nella realtà e nella storia di Lignano che, data la sua freschezza, Lignano ha una storia giovane, ha una storia solo centenaria, vuole essere un punto di raccordo con il passato per capire quanto il fiume nei secoli è stato importante sia per la regione Friuli Venezia Giulia sia per la nostra Lignano. Verrà Vittorio Sgarbi, sono stati invitati tutti, spero che ci sia rispetto e così mantenimento delle distanze, anche se ritengo sarà un po' difficile ottenerlo, ma la cosa più importante è che nella serata, oltre alla presenza di Vittorio Sgarbi, ci saranno due grandi regali, grandi eccellenze, tutte lignanesi. La prima è la statua della Madonnina di Santa Maria del Mare, quella vera, si chiama così nel linguaggio popolare, quella vera che sarà scortata dalla nostra Arma dei Carabinieri, veramente molto disponibili e gentili. E poi in ultimo, ma non per ultimo, anzi è proprio il tesoro nascosto di Lignano, la musica di questo Adriano del Sal, questo grande maestro giovane che è uno fra i 5 chitarristi migliori nel mondo e che porta Lignano in tutti i continenti. Si è esibito in tutte le grandi sale da concerto e da solo con la sua chitarra veramente conquista gli animi e commuove le persone che sono lì ad ascoltare. Ebbene, Adriano ha accettato, è stato straordinario perché è molto impegnato, lui vive a Vienna, insegna all'Università della Musica e la sera, prima della relazione del professor Sgarbi, renderà un piccolo omaggio, piccolo nel senso che ci saranno pochi brani ma intensi, renderà omaggio alla sacralità della musica di Ennio Morricone. Io personalmente sono molto contenta perché a Sgarbi presentiamo tre tesori straordinari di Lignano, la chiesetta, la Madonnina e Adriano.
lo presentiamo proprio come una ricchezza del territorio, mentre invece Sgarbi rende onore al territorio e con la sua competenza indiscussa e con la sua bravura sarà capace di mettere un pezzettino di cuore nel cuore dei lignanesi a proposito della chiesetta di Santa Maria del Mare. La stagione di Lignano continua comunque con altri eventi molto importanti. Il 17 agosto, per esempio, in un progetto condiviso con il comune di Pordenone, avremo come ospite la Gustav Mahler Orchestra, che dalla sua residenza artistica pordenonese ha fissato un concerto qui nel nostro Duomo, ed è una cosa a cui ci tenevamo molto. Da anni aspettavamo la Gustav Mahler per questa ricchezza culturale che la regione condivide con l'orchestra austriaca, ed essere partner di un tale progetto ci fa molto onore. Poi ci saranno altri eventi, ancora incontri in chiesa sulla bellezza. Abbiamo avuto questo progetto straordinario condiviso con la regione Friuli Venezia Giulia, il comune di Pordenone, l'associazione Padre David Maria Turoldo di Coderno di Sedegliano e il comune di Lignano Sabbiadoro e la parrocchia San Giovanni Bosco di Lignano, in cui la musica e grandi relatori si sono proposti a un pubblico sempre molto numeroso e molto interessato. Il settembre è ugualmente ricco, stiamo lavorando per un importante convegno il 25 settembre sulle tematiche più importanti della città di Lignano Sabbiadoro: l'impresa, la comunicazione, il cinema, lo sport e in pratica l'informazione. Avremo ospiti illustri, vorrei tenere ancora un po' la sorpresa, ma veramente sono ospiti importanti che secondo me renderanno onore a una città che ha sempre maggior bisogno di personaggi illustri per far parlare di sé. Io spero che questa estate, nonostante l'inizio, nonostante le difficoltà dei primi giorni, possa concludersi in maniera buona, in maniera proficua, in maniera soddisfacente. Infatti a settembre avremo anche un altro appuntamento fuori dalla chiesetta di Santa Maria del Mare con due eccellenze friulane, che sono i filarmonici friulani diretti da Alessio Venier, che sulle note di Brahms commenteranno la lectio magistralis, non so, l'intervento superbo del professor Angelo Floramo sulle ricchezze culturali intorno al fiume Tagliamento e soprattutto nel Basso Friuli. Anche questo, secondo me, sarà un appuntamento davvero molto molto interessante, leggero ma profondo per contenuti e soprattutto per il modo in cui Angelo Floramo narra la nostra regione. La stagione normalmente finisce con il 20 settembre, ma quest'anno veramente sarà molto lunga, nel senso che i primi di ottobre parte la rassegna teatrale al Cinema City, si recupereranno le due date che non abbiamo potuto offrire ai nostri ospiti in febbraio e in marzo e riparte con la stagione nuova 2020-2021 con l'ERT, con l'organizzazione dell'ERT e poi con la programmazione di un grande Natale 2020, dove nuovi presepi, nuova sabbia, nuove musiche, nuovi concerti daranno agli ospiti che vorranno venire a Lignano ancora una splendida accoglienza e un abbraccio di augurio per il futuro di tutti. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.